Senectus ipsa morbus est, traduco subito, è un latinismo. La vecchiaia è di per sé stessa malattia. Questo era il pensiero degli antichi, lo è stato fino a pochi decenni or sono, sicuramente. Pensate che l'età media dell'uomo dall'impero romano fino al 1890 è stata di 48 anni, per cui morivano veramente presto. Però le cose sono cambiate. Sono cambiate e sono cambiate meravigliosamente grazie sicuramente alla medicina, alla qualità della vita, all'alimentazione e a tanti fattori, e di questo dobbiamo tenerne conto. È cambiata anche la sessualità e qui arriviamo. Arriviamo perché un'email che ci è giunta questa settimana al nostro sito dice sostanzialmente: ma fino a quando potremo fare l'amore? Fino a quel punto ci permetterà l'industria chimica e farmaceutica di far l'amore? L'industria chimico-farmaceutica spero che non ci permetta di fare a lungo l'amore, ma possiamo farne noi a meno di questi, riuscendo a coltivarci con attenzione, con lo stile di vita. E allora proprio partiamo da qua, partiamo nel chiederci una cosa significativa, che è questa: per gli antichi far l'amore fino a quando si poteva? Appunto, abbiamo detto, il limite era 48 anni. Certo, c'è qualcuno che riusciva anche in tarda età. Victor Hugo, pensate, a 82 anni si era fidanzato, diciamo così, con una giovane di 20 anni. Sì, vecchietti arzilli ce ne sono sempre stati e ce ne saranno ancora, però al di là di questi erano casi episodici. Oggi no. La grande rivoluzione della fine del Novecento e di questi anni, almeno secondo me, è la rivoluzione che riguarda il comportamento sessuale non dei giovani, perché i giovani più o meno, cosa volete, il comportamento è stato quello, le rivoluzioni sessuali ci sono state, ma la grande rivoluzione sessuale è una moltitudine di persone che una volta venivano definite anziane e oggi sono giovanili ancora, con voglia di agire, di fare, magari di non andare in pensione, oppure di andare in pensione dal lavoro, ma non certamente dall'eros. Ecco, esattamente a questi noi ci rivolgiamo, perché pensiamo che non sia solo un problema di chimica, ma soprattutto un problema di stile di vita. Insomma, prevenire meglio che curare. Come si previene il fatto che uno a 60, 70, 80 anni possa ancora avere una vita sessuale felice, gratificante? Il primo concetto utile è quello di non pensare a un pene e una vagina, che la sessualità non è un organo genitale con un altro organo genitale. Sì, ce l'hanno insegnata così, lo so. Sì, abbiamo questa idea fallica e molto latina, però credetemi, non è giusta. Gli orientali hanno le idee più chiare. Pensare di fare l'amore con tutto il corpo, con tutta l'anima, cercando i punti erotici anche in altre zone che non siano quelle, è fondamentale, perché ti permette di vivere non solo l'età dell'oro, ma anche l'età dell'argento e forse anche quella del piombo. Insomma, tutte le età della vita hanno un loro eros, ma non basta. Non basta perché bisogna riuscire a cogliere la meraviglia delle mani, della capacità che hanno le nostre mani di comunicare amore con il tatto, con la delicatezza, in quelle zone certo, ma anche in altre zone in cui soprattutto tu donna devi insegnare al tuo maschio, al tuo uomo come toccarti, con quale sensibilità, con quale tatto, con quale pressione. E allora con piccoli artifici come questi si può sicuramente giocare una buona sessualità. Certo, uno mi dice, mia moglie è meno lubrificata. Lo so, è vero, sono piccoli artifici tecnici, ma qui non ci vuole il genio della chimica, qui basta molto poco, credetemi. Basta sostanze idrosolubili che migliorino la risposta, ma soprattutto che evitino a lei la sensazione sgradevole del dolore, del fastidio coitale. Molte donne si ritraggono perché, no, mi dà fastidio, francamente, prima lo facciamo meglio è, oddio, anche stasera no, questa sera no. Ecco, quello è quello che gira nella testa. Allora a volte bastano piccoli accorgimenti, piccole situazioni in cui, io dico veramente d'amore, in cui lui pensa a lei, lei pensa a lui. E a volte basta chiedere al proprio farmacista o al proprio medico curante un breve consiglio. Qui si tratta addirittura di farmaci, non farmaci, ma di prodotti da banco. Ecco, questo è il mio consiglio. Piccolo, lo so, però utile. Per dire a tutti, non rivolgiamoci subito alla chimica, pensiamo all'alchimia dell'amore, pensiamo a piccoli artifici
che sono il tatto, che sono il curare se stessi, vedersi ancora piacenti per piacere all'altro e poi cose come quelle che vi ho detto. Questo è il consiglio di oggi. Vivere bene anche la terza, la quarta, la sesta età, la senectus non ipsa morbus est. La vecchiaia non è di per sé stessa malattia, anzi, forse ha delle risorse che ognuno di noi è meglio che impari a scoprire sin da giovane.